ششانیم تیز رزا دخا و ششانیم تیز مار کرمخا. Il documento che chiamiamo Bibbia ha una lunga storia. Chi ha scritto i libri della Bibbia e come il testo dei libri biblici è stato preservato nel corso dei secoli? Molti studiosi affermano che il contenuto di gran parte dei libri della Bibbia ebraica, che per i cristiani è l'Antico Testamento, si sia formato durante i secoli con un lungo processo di revisione e di redazione prima di assumere la forma finale. Gli studiosi sostengono che i libri della Bibbia ebraica furono scritti da autori per lo più sconosciuti tra l'800 e il 200 avanti Cristo. Il Pentateuco e la maggior parte dei libri storici della Bibbia ebraica furono compilati e composti a partire da testi orali messi per iscritto da scribi che operavano alla corte regia e al Tempio di Gerusalemme. I libri profetici risalgono ai discorsi pronunciati da singoli profeti. I loro seguaci e gli scribi hanno poi raccolto i discorsi e composto così i libri. Un'altra fonte dei libri biblici dell'antico Israele furono le scuole sapienziali. Queste scuole sorsero nel 400 avanti Cristo circa, quando divenne importante per Israele educare la gioventù nella conoscenza della Torah e nella filosofia sapienziale. Si potrebbe dire che i libri della Bibbia ebraica furono redatti da scribi, profeti e maestri. Sì, ma dobbiamo fare attenzione al termine scriba. Gli scribi non erano autori, ma funzionari che mettevano per iscritto la fede e la speranza di Israele, come pure opinioni politiche sostenute dal re e dalla corte. Tra i consiglieri del re c'erano i profeti. Gli scribi potevano essere chiamati a trascrivere le loro profezie. Potremmo dire che le corti regie e il Tempio di Gerusalemme furono la culla dove nacquero i primi testi biblici. Sì, è quello che afferma la maggior parte degli studiosi. I primi abitanti israeliti della terra di Canaan erano contadini e pastori analfabeti. La loro società agricola poteva funzionare abbastanza bene anche senza leggere e scrivere. Intorno all'anno 1000 avanti Cristo, le tribù di Israele si fusero in un unico stato, sotto i re Davide e Salomone. La gestione di uno stato richiedeva la conservazione di archivi e corrispondenza, così l'alfabetizzazione divenne una necessità. Uno dei primi sistemi di scrittura fu sviluppato intorno al 3000 avanti Cristo dai Sumeri. Essi usavano una piccola canna appuntita per imprimere segni su tavolette di argilla. È la scrittura cuneiforme. A volte lo stesso testo veniva scolpito sulla superficie delle pietre. La famosa stele di Hammurabi, per esempio, riporta le leggi più importanti promulgate da quel re. Il sistema cuneiforme, piuttosto complicato, fu usato in Mesopotamia per secoli, fino all'epoca dell'impero Assiro, cioè al 750 avanti Cristo. Gli egiziani usavano un sistema di scrittura differente, i geroglifici. Era basato su piccoli disegni che rappresentavano oggetti, gruppi di suoni e suoni singoli. C'erano varie centinaia di segni geroglifici ed era difficile impararli tutti. Quindi solo alcuni sacerdoti istruiti erano in grado di leggere e scrivere. Essi svilupparono la scrittura ieratica. Il sistema di scrittura fu ulteriormente semplificato per l'uso quotidiano con la scrittura detta demotica, che però era ancora piuttosto difficile da leggere. I segni utilizzati nei sistemi di scrittura possono riferirsi a suoni, a parole e a relazioni tra le parole. Diversi gruppi nel vicino Oriente antico iniziarono a usare segni relativi solo ai suoni delle parole, che resero i sistemi di scrittura molto più facili. Fu un passo importante per sviluppare il sistema semplice di scrittura che chiamiamo alfabeto. La gente di Ugarit per prima sviluppò un sistema alfabetico utilizzando caratteri cuneiformi. I Fenici poi stabilirono 22 lettere per 22 diversi suoni consonantici della loro lingua. Intorno al 1000 avanti Cristo, l'alfabeto era diffuso in tutte le città-stato fenice. Con i loro fiorenti commerci, i fenici diffusero la conoscenza dell'alfabeto in tutto il Mediterraneo. L'alfabeto fenicio era facile da imparare perché aveva solo 22 segni. Non vi erano segni per le vocali, ma le vocali potevano essere inserite facilmente da chi leggeva. I suoni della lingua ebraica erano molto simili a quelli della lingua fenicia e il nuovo alfabeto fu facilmente adattato all'ebraico.
Così, quando nel regno di Israele sorse la necessità di leggere e scrivere, si adottò il sistema alfabetico. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione, però, per alcune generazioni rimase piuttosto limitato. La scrittura e la lettura iniziarono in Israele al tempo del re Salomone, circa nel 950 a.C. Le superfici su cui scrivere erano soprattutto cocci spezzati, tavolette di pietra, fogli di papiro. I testi più lunghi venivano scritti su rotoli costituiti da più fogli di papiro cuciti insieme. Siccome il papiro non ha una lunga durata, non ci è giunto nessun documento di papiro dell'epoca di Salomone. Gli archeologi non hanno trovato testimonianze concrete che attestino l'uso della scrittura in quel periodo. Di conseguenza, non sappiamo quali testi biblici furono scritti durante il regno di Salomone, forse solo alcune parti della Genesi e dell'Esodo. Israele aveva la necessità di mettere in forma scritta i più importanti codici di leggi e i più importanti usi e costumi della cultura. In questo periodo potrebbero essere stati messi per iscritto anche i racconti del passato, per esempio le storie degli antenati, che erano state tramandate per secoli in forma orale. Gli scribi erano impiegati sia in Samaria, la capitale di Israele, il potente e prospero regno del nord, sia a Gerusalemme, la capitale di Giuda, il piccolo regno del sud. Il loro compito era quello di scrivere gli inventari delle merci, le raccolte dei detti sapienziali, le liste dei debitori e anche documenti più lunghi come quelli legali. Nel libro dei Proverbi leggiamo che gli scribi del re Ezechia aggiunsero una serie di proverbi a una collezione già esistente. Si domandava agli scribi di riportare anche le storie e le imprese eroiche degli antenati. Sappiamo quali testi biblici furono scritti nel regno del nord e quali nel regno del sud? No, ma conosciamo un evento molto significativo della loro storia durante il regno di Giosia, re di Giuda. Di che evento si tratta? Il secondo libro dei re riferisce che i sacerdoti, durante i lavori di restauro del Tempio, trovarono un rotolo che il testo chiama il libro della legge. Sappiamo che cosa c'era scritto? Il libro dei re non dice molto del suo contenuto. Molti studiosi sostengono che il rotolo contenesse gran parte del Deuteronomio, un libro che oggi abbiamo nella Bibbia. Perché il Deuteronomio è importante? Per secoli il popolo di Israele fece sacrifici sia al Signore sia ad altri dei, in molti luoghi di culto sparsi nel paese. Il libro del Deuteronomio richiede che i sacrifici siano fatti soltanto nel luogo che il Signore ha scelto per il suo nome. A Gerusalemme. Giusto. Molti studiosi della Bibbia ritengono che il Deuteronomio e i libri di Giosuè e dei Giudici, come pure i libri di Samuele e dei Re, siano stati composti dagli scribi di Gerusalemme durante il regno di Giosia, perché tutti questi libri riflettono lo stesso pensiero teologico. Per questa ragione si parla di redazione deuteronomistica. Non tutti gli studiosi della Bibbia, però, ritengono che questi libri furono composti dagli scribi della corte del re Giosia. No, alcuni di loro attribuiscono questi libri a singoli autori. Quando l'elite del popolo di Giuda fu deportata a Babilonia all'inizio del VI secolo a.C., probabilmente vi furono portati anche un buon numero di rotoli. Non sappiamo esattamente quali fossero né cosa contenessero, ma fra questi c'era certamente il libro della legge, il Deuteronomio. In Babilonia gli esuli non costruirono un tempio e non compirono sacrifici al Signore. Studiare e recitare il testo sacro divenne un importante compito religioso, una sorta di sostituto del culto sacrificale. Babilonia divenne un centro importante per la redazione dei libri sacri. Alcune nuove raccolte di testi furono completate. Questi includevano probabilmente il Levitico e furono aggiunte a collezioni già esistenti di leggi e tradizioni. È probabile che la Torah abbia ricevuto una redazione definitiva da parte degli scribi e dei sacerdoti che vivevano a Babilonia. Anche il materiale deuteronomistico fu rielaborato a Babilonia fino alla morte in esilio dell'ultimo re di Giuda all'inizio del VI secolo a.C. In esilio comparvero anche scritti di varie fonti profetiche anonime. Alcuni potrebbero essere stati incorporati nel libro di Isaia. Il profeta Ezechiele visse e profetizzò in Babilonia. Una situazione nuova si verificò dopo la caduta dell'impero babilonese e la vittoria di Ciro, re dei Persiani e dei Medi. I persiani concessero a tutti i popoli sotto il loro governo la possibilità di riorganizzare la vita pubblica secondo le proprie leggi e i propri costumi.
l'antico regno di Giuda divenne Yehud, una provincia dell'impero persiano, dove fu concesso agli ebrei di vivere secondo le regole dei loro libri sacri. Per gli ebrei in esilio a Babilonia era chiaro che la Torah, i 5 libri attribuiti a Mosè, dovevano servire da legge fondamentale. Questi libri furono considerati dagli ebrei come ispirati da Dio e per questo motivo espressione dell'autorità divina. I libri della Torah divennero per gli ebrei il primo canone della Bibbia. In questo senso furono la base per tutti gli altri libri. Tra il 539 e il 440 a.C., molti gruppi di esiliati ritornarono da Babilonia nella terra di Israele e fra loro diversi sacerdoti. Esdra, sacerdote e scriba, figura di rilievo nella comunità ebraica babilonese, ritornò con un gruppo nel 458 a.C. Nella provincia di Yehud, dopo l'esilio, egli ebbe un ruolo importante nell'insegnamento della Torah. La dinastia reale della discendenza di Davide non fu restaurata al potere dopo l'esilio e il sommo sacerdote di Gerusalemme divenne progressivamente l'autorità principale del territorio. Il Tempio, ricostruito nel 516 a.C., era divenuto il centro religioso del paese e alcuni libri furono collocati al suo interno in una sala speciale e vennero trattati come oggetti sacri. Non sappiamo esattamente quali libri, oltre alla Torah, furono considerati sacri a quel tempo. Tra gli altri, esistevano già i libri storici deuteronomistici e una serie di libri profetici. Probabilmente intorno al 200 a.C. fu raggiunto un accordo generale su quali libri dovessero appartenere al canone dei libri profetici. Questo secondo canone comprendeva i libri storici, i profeti maggiori e i 12 profeti minori, che contenevano anche profezie di Ageo e Zaccaria, che erano vissuti dopo l'esilio in Babilonia. Secondo la tradizione ebraica, dopo questi ultimi profeti la profezia è cessata in Israele e la lista dei libri profetici fu chiusa. Alcuni libri della Bibbia ebraica, pur avendo elementi profetici, non furono inclusi nel canone dei libri profetici. A quali libri si riferisce? Per esempio il libro dei Salmi e quello di Daniele. Alcuni salmi, come il Salmo 2 e il Salmo 110, sono citati nel Nuovo Testamento come profezie riguardo a Cristo. Sì, è vero. Anche il giudaismo precristiano vide elementi profetici in questi libri. Il libro dei Salmi fu riconosciuto ben presto come sacra scrittura, ma in origine non era un libro di profezie. No, serviva principalmente da innario per le cerimonie del Tempio. Solo in periodi successivi alcuni salmi furono interpretati come profezia. E il libro di Daniele? Daniele era diverso dagli antichi profeti. Interpretava sogni e profezie precedenti, ma non riportava la parola del Signore direttamente, come Amos o Isaia. Lo studio e l'interpretazione dei libri sacri ispirò la stesura di nuovi libri, ed alcuni di questi alla fine furono incorporati nel terzo canone della Bibbia ebraica, sono gli scritti. Questi libri dipendono dal canone della legge e dei profeti. Lo studio dei libri dei padri, la Torah e i profeti, divenne un compito santo per gli ebrei nel periodo del Secondo Tempio. Le classi superiori erano ben alfabetizzate. Apparvero nuovi generi letterari, come la letteratura apocalittica e quella sapienziale. Al tempo di Gesù c'erano oltre un centinaio di libri religiosi di questo tipo, ma pochi furono incorporati nella Bibbia ebraica. Alcuni di questi ultimi scritti sono conosciuti come pseudoepigrafici. Significa che essi si presentano come se fossero stati scritti da una figura autorevole del passato. Il canone intero della Bibbia ebraica fu fissato probabilmente già prima della distruzione del Tempio nel 70 d.C. Alcuni capi di Israele si erano riuniti nella città di Yamnia poco prima della fine della guerra contro i Romani. La città aveva un'accademia per lo studio della Torah. Finita la guerra, il Sinedrio, l'organo legislativo ebraico, si incontrò qui per discutere e decidere molte questioni di grande importanza per la nazione. Uno degli argomenti era stabilire quali libri dovevano essere considerati santi, in altri termini, quali libri dovevano appartenere al canone per il popolo di Israele. Alla fine, i rabbini decisero di non aggiungere alcun libro nuovo,
e di non toglierne alcuno. L'Antico Testamento fu suddiviso in tre parti. La prima parte è costituita dai cinque libri di Mosè, è conosciuta come il Pentateuco, oppure col suo nome ebraico, Torah. La seconda parte è chiamata i profeti. Questa parte ha due sezioni. La prima comprende sei narrazioni storiche ed è conosciuta nella tradizione ebraica come profeti anteriori. La seconda sezione è composta da 15 libri che prendono nome dalla persona che si suppone li abbia scritti o comunque sia l'autore del contenuto. Questa seconda sezione è conosciuta come profeti posteriori. I libri di Isaia, Geremia e Ezechiele sono i più lunghi e per questa ragione sono talvolta chiamati i profeti maggiori. Gli altri 12 scritti dei profeti sono talvolta raggruppati e chiamati profeti minori perché più brevi. La terza parte della Bibbia ebraica è conosciuta come gli scritti, include tutto il resto. Il libro più lungo è quello dei Salmi, che talvolta può dare il nome a tutta la sezione. Tra gli scritti sono collocati anche i libri storici delle Cronache e il libro di Daniele. In molte delle traduzioni bibliche che usiamo oggi, l'indice mostra 39 libri, però in alcuni casi le divisioni tra i libri sono artificiali. I due libri di Samuele costituiscono un'unica opera, e così i libri dei re, i libri delle cronache, e probabilmente i due libri di Esdra e Neemia. Nella città egiziana di Alessandria, cominciando nel III secolo a.C., studiosi ebrei fecero una traduzione dell'Antico Testamento in greco. Questa traduzione divenne nota come Septuaginta. Oltre ai libri della Bibbia ebraica, questa versione includeva altri libri non accettati nel canone ebraico. Questi libri aggiunti sono chiamati deuterocanonici, cioè appartenenti a un secondo canone. Sono anche chiamati apocrifi. Per la Chiesa primitiva di lingua greca, il testo ufficiale della Bibbia fu quello della Septuaginta. Ciò significa che l'Antico Testamento della Chiesa che parlava in greco includeva questi libri aggiunti. Abbiamo visto che il canone della Bibbia ebraica fu stabilito definitivamente intorno all'anno 100 d.C. Il testo dei libri però non era uniforme. I libri biblici erano tramandati da centinaia di rotoli diversi che presentavano numerose differenze. Non vi era uniformità nel testo della Bibbia ebraica in uso tra le comunità giudaiche né dentro né fuori della Palestina. Gli studiosi dei testi biblici non furono consapevoli della quantità di varianti del testo finché nel 1947, nelle grotte di Qumran, vicino al Mar Morto, non vennero scoperti circa 800 rotoli. Questi appartenevano a una comunità ebraica molto religiosa, in cui vi erano degli scribi che avevano lasciato Gerusalemme intorno al 150 a.C. per stabilirsi nel deserto della Giudea e vivere una vita in comunità. Avevano fatto molte copie dei rotoli e scritto anche libri nuovi, tipo commentari biblici, e libri che esprimevano la loro teologia e il loro stile di vita. Su circa 800 rotoli scoperti a Qumran, 190 contengono libri della Bibbia. Di molti sono rimasti solo frammenti, ma un rotolo contiene l'intero libro di Isaia. Mancano soltanto i libri biblici di Ester e di Neemia. I libri dei Salmi, del Deuteronomio e di Isaia sembrano aver avuto un'importanza speciale per la comunità di Qumran, perché ne sono state ritrovate diverse copie. Gli scritti più antichi di Israele utilizzavano l'alfabeto cananeo-fenicio. 12 rotoli biblici trovati a Qumran sono scritti con questi antichi segni, talvolta definiti paleo-ebraico. Durante il periodo dell'esilio babilonese, gli scribi ebrei avevano cominciato a usare i caratteri quadrati aramaici. Varianti di questi stessi caratteri sono ancora utilizzati nelle Bibbie stampate in lingua ebraica al giorno d'oggi. Ah, questo è lo scriptorium di Qumran. Cos'è uno scriptorium? È il luogo dove gli scribi ricopiavano i testi biblici. Come possiamo essere sicuri che questo sia uno scriptorium? Gli archeologi hanno ritrovato parecchie boccette per inchiostro in questa stanza. Questo ci porta a pensare che era utilizzata per scrivere.
Ecco la grotta numero 4, dove sono stati ritrovati molti rotoli. Non era una vera e propria biblioteca, ma probabilmente una genizza, un magazzino dove venivano posti i rotoli vecchi che non potevano essere più utilizzati. Hanno trovato qui i libri biblici? Sì. Su che tipo di materiale scrivevano gli scribi di Qumran? La maggior parte dei rotoli era fatta di pelle animale. Uno invece era una sottile lamina di rame battuto. Alcuni documenti sono scritti su papiro. Però qui non sono stati trovati i codici. Sì, hai ragione. Il codice è un libro rilegato con molti fogli scritti sui due lati. Un codice quindi poteva contenere molto più testo di un rotolo. Esatto. Quando furono usati per la prima volta? I cristiani cominciarono a utilizzare il codice nel secondo secolo perché volevano introdurre tutti i testi sacri in un solo volume. Ho capito. I copisti ebrei invece non utilizzarono i codici prima dell'ottavo secolo dopo Cristo. Per questo motivo qui non c'erano dei codici. Perché i membri della comunità ebraica nascosero i loro rotoli in grotte come questa? Li nascondevano nelle grotte per salvarli dalla distruzione e quando gli edifici della comunità furono bruciati dai romani nell'anno 68 dopo Cristo durante la rivolta giudaica contro Roma, i rotoli non sono andati distrutti. Spesso notiamo che nei commentari si fa riferimento alla biblioteca di Qumran. È una definizione accurata? L'uso del termine biblioteca di Qumran è un po' ingenuo. È stato usato più volte nei primi decenni successivi alla scoperta dei rotoli come se tutti i testi ritrovati, non importa da quale grotta provenissero, appartenessero alla stessa comunità. Oggi invece noi sappiamo che i rotoli non facevano parte di un'unica biblioteca, ma di più biblioteche nascoste che sono state rinvenute nelle diverse grotte. Questi rotoli non sono stati depositati intenzionalmente in quei luoghi perché la gente potesse andare a prenderli per consultarli e leggerli. Ma le comunità furono costrette a nascondere i rotoli a causa degli attacchi e delle persecuzioni, con l'intenzione, naturalmente, di tornare un giorno a riprenderli. Ci può fare un esempio di una di queste biblioteche? Ci sono varie grotte tra le rocce che rispecchiano i diversi orientamenti di due comunità. Per esempio, la prima caverna scoperta è in realtà una biblioteca di un gruppo di Esseni. C'erano molti libri basilari per la vita della loro comunità. Aveva anche un buon numero di testi liturgici che indicherebbero che si trattava di una biblioteca per sacerdoti. Ugualmente, ma con una forma di dottrina completamente diversa, è quello che abbiamo trovato nella grotta 11, una grotta di un periodo più tardo, del tempo della rivolta tra il 66 e il 70. Qui troviamo libri diversi, libri pseudoepigrafici. La Torah è sempre al centro, ma con un altro tipo di dottrina. Ci sono qui indicazioni chiare anche di un'altra comunità religiosa che vedeva all'orizzonte la possibilità di un tempio nuovo, puro. E questi testi non possono essere assolutamente connessi a quelli della prima biblioteca. Lo studio dei libri biblici dei rotoli di Qumran mostra che al tempo di Gesù non vi era un testo uniforme della Bibbia ebraica, comunemente accettato da tutti. Si deve parlare piuttosto di famiglie di testi. Gli scribi, anche a Qumran, copiavano a mano da un testo madre e si può parlare di copie di quel testo madre. Un gruppo di manoscritti, tutti derivanti da un determinato manoscritto, si chiama famiglia di testi o tradizione testuale. Per esempio, il testo ebraico dal quale fu tradotta la versione greca Septuaginta apparteneva a una famiglia differente dal testo ebraico usato per secoli dalle comunità giudaiche di Israele e Babilonia. Un manoscritto può essere danneggiato o può contenere delle varianti fatte dallo scriba che l'ha copiato, varianti volute o accidentali. Quando questo accade, le copie tratte dal manoscritto così modificato riportano le stesse modifiche.
In un mondo ancora privo di tipografie e di fotocopiatrici, tutto era copiato a mano. Se un rotolo era consumato o danneggiato, gli scribi dovevano ricopiarne uno nuovo, parola per parola. Il lavoro dello scriba era stancante e noioso. Scomodo per la schiena, metteva a dura prova la vista. Era facile commettere degli errori e non sorprende che non vi siano due manoscritti perfettamente uguali tra di loro. Il tipo più comune di errore per lo scriba di un testo ebraico è la confusione tra le lettere che si assomigliano. Poteva accadere nei testi scritti in ebraico antico per le lettere come Heh e Bet, oppure Heh e Yod. Era ancora più facile commettere errori nella scrittura ebraica quadrata. Le lettere che si confondono maggiormente sono Beth e Kaf, Heh e Het, Dalet e Resh, Vav e Yod, Heh e Tav, Ain e Tzadeh. Forse la confusione più frequente capita tra Yod e Vav e nelle parole che significano lui e lei. Un piccolo cambiamento nella lunghezza della lettera di mezzo cambia lui in lei e viceversa. Un altro errore si verifica quando lo scriba scambiava fra di loro due o più lettere in una stessa parola. Per esempio, in Isaia 32:19, il testo masoretico ha Ha'ir, la città. Uno dei rotoli di Isaia, trovati a Qumran, ha invece Ha'yar, la foresta. Un terzo tipo di errore può accadere quando la stessa parola o una simile appare per due volte a breve distanza. L'occhio di uno scriba stanco talvolta poteva saltare da una parola all'altra. Questo è quello che accade in Isaia, capitolo 4, versi 5 e 6, in un rotolo del Mar Morto. Dopo la definizione del canone della Bibbia ebraica e dopo la definizione del testo nel primo secolo d.C., non fu più permesso agli scribi di modificare il testo in alcun modo. Anche se gli errori sono inevitabili quando si copia un testo lungo, gli scribi ebrei fecero questo lavoro con grande attenzione. I copisti cristiani preservarono la Septuaginta e altre traduzioni dell'Antico Testamento, ma soltanto gli ebrei ricopiarono la Bibbia ebraica. Il gruppo che ebbe il ruolo più importante in questo processo fu costituito da famiglie di scribi e di rabbini della città di Tiberiade. Sono chiamati Masoreti, da una parola ebraica che significa trasmettere. Il loro lavoro era di preservare il testo, non solo facendone delle copie esatte, ma anche garantendone la pronuncia e l'interpretazione corretta. Fecero così aggiungendo i segni delle vocali e anche gli accenti al testo che era composto solo da consonanti. Essi contavano poi le singole lettere di ogni copia che avevano fatto, per essere sicuri di non averne aggiunta o tolta neanche una. Inoltre, aggiungevano alcune note dette Masorà. Queste note indicavano variazioni dell'ortografia e la statistica di quante volte una parola era scritta in quel modo. A volte proponevano letture alternative di un testo. Il lavoro di aggiungere ai testi i segni vocalici, gli accenti e le note fu compiuto specialmente a Tiberiade, fra l'VIII e l'XI secolo. Nel X secolo i Masoreti completarono un codice che conteneva tutti i libri della Bibbia ebraica. Questo testo divenne il testo standard della comunità ebraica. È chiamato Corona, perché fu considerato la corona del lavoro dei Masoreti. Il codice consisteva di 480 fogli, dei quali solo 295 si sono conservati fino ad oggi. Il codice è conosciuto come Codice di Aleppo, perché fu conservato per lungo tempo nella sinagoga della città di Aleppo, in Siria. È ora esposto nell'Israel Museum. L'invenzione della stampa cambiò profondamente la produzione e il trattamento dei testi antichi. Rese possibile produrre molte copie identiche in brevissimo tempo. La prima Bibbia ebraica fu stampata nel secolo XV. Gli stampatori scelsero un manoscritto del testo masoretico, conosciuto come testo di Benaim. Più tardi però cominciarono a utilizzare il codice di Leningrado, che era un testo completo dell'anno 1009. Il testo masoretico a stampa divenne standard per il popolo di Israele e lo è ancora oggi. È anche il testo base per la Bibbia ebraica pubblicata dall'Alleanza Biblica Universale. I Masoreti eseguirono il lavoro 1000 anni dopo l'epoca dei rotoli del Mar Morto. Quanto è cambiato il testo ebraico nei secoli? Prima di tutto bisogna tener presente che c'erano diverse tradizioni testuali nella stessa Qumran.
Ma non copiavano tutti dallo stesso testo? No, assolutamente. Una delle tradizioni importanti era il testo dal quale deriva il testo masoretico. E quanto era cambiato quel testo? In realtà, per molti libri, il testo era cambiato molto poco. Il testo completo di Isaia di Qumran, per esempio, differisce solo per pochi dettagli minori dal testo masoretico. È sorprendente. Significa che in 1000 anni i copisti hanno preservato e trasmesso il testo con grande cura. E considerazione, fatte circolare e copiate liberamente. Il Nuovo Testamento è costituito in buona parte da lettere. Una lettera dell'antichità era generalmente composta da 3 parti, un'introduzione, il corpo della lettera, una conclusione. L'introduzione comprendeva di norma, per prima cosa, il nome del mittente o dei mittenti, poi il nome del destinatario e poi un saluto speciale. Prendiamo per esempio la lettera a Filemone. Prima di tutto, Paolo e Timoteo identificano se stessi. Poi si rivolgono a 3 persone, Filemone, Appia e Archippo, e alla chiesa che si riunisce in casa di Filemone. Segue il saluto speciale, che è piuttosto lungo in rapporto all'intera lettera. Il corpo della lettera comprende il contenuto specifico che il mittente voleva comunicare. La conclusione conteneva, di solito, alcune formule di saluto e forse anche saluti personali per persone diverse dai destinatari della lettera stessa. Paolo invia a Filemone parole di benedizione e manda saluti alle persone che stanno con lui. Talvolta la conclusione affidava la persona che consegnava la lettera alla cura del destinatario. I 4 Vangeli furono scritti separatamente, ma alcuni di loro utilizzano le stesse fonti o addirittura usano come fonte uno degli altri Vangeli. Matteo, Marco e Luca hanno molto in comune nella struttura, nelle parole e nella teologia. È così possibile studiarli uno accanto all'altro. Per questa ragione, questi 3 scritti sono definiti Vangeli sinottici, scritti che si possono guardare insieme. Al contrario degli scritti dell'Antico Testamento, i documenti del Nuovo Testamento all'inizio non furono ricopiati da professionisti e ci fu un gran numero di copie. La rapida diffusione del cristianesimo aumentò la necessità di avere manoscritti perché ogni chiesa locale voleva avere le sue copie. La persecuzione dei romani contro i cristiani spesso ebbe come conseguenza dappertutto la distruzione dei libri. Di conseguenza crebbe la necessità di avere nuove copie. Tutto ciò portò una grande varietà di testi del Nuovo Testamento. Oggi sopravvivono circa 5.000 manoscritti di alcune parti del Nuovo Testamento. I testi presentano notevoli varianti. Nessuna singola tradizione manoscritta è usata come testo base per il Nuovo Testamento greco, come lo è stato il testo masoretico per l'Antico Testamento. Gli studiosi del Nuovo Testamento devono confrontare fra di loro i molti manoscritti esistenti di ciascuno dei 27 libri, e decidere per ogni versetto o frase quale testo ha maggiori probabilità di riflettere l'originale. Il risultato di questa ricostruzione è talvolta chiamato testo critico. Il testo critico ora in uso prende nome dagli studiosi Nestle e Aland. Lo stesso testo è anche stampato come Greek New Testament dall'Alleanza Biblica Universale. Il testo è quindi frutto di una selezione di varianti e perciò il testo greco del Nuovo Testamento è anche definito eclettico, che significa scelto. Tutti i manoscritti greci antecedenti il IX secolo d.C. furono scritti con lettere maiuscole. Al contrario dei manoscritti ebraici riscoperti finora, i manoscritti greci frequentemente non hanno spazi tra le parole. Gli studiosi devono quindi definire come devono essere divise le parole. Per preparare il testo greco del Nuovo Testamento che utilizziamo, bisogna introdurre gli spazi, cambiare le maiuscole in minuscole, inserire gli accenti e la punteggiatura. Dopo il IX secolo, i manoscritti furono redatti generalmente con lettere minuscole. Il frammento più antico conosciuto del Nuovo Testamento è definito papiro o P52. Contiene circa 5 versetti del Vangelo di Giovanni al capitolo 18. Gli esperti affermano che il P52 fu scritto all'inizio del II secolo. I manoscritti più antichi di una parte consistente del Nuovo Testamento risalgono all'anno 200 circa. Un papiro, il P46, contiene complete o in parte la lettera agli ebrei e 8 lettere attribuite a Paolo.
I cristiani della Chiesa dei primi secoli produssero un gran numero di scritti. La maggioranza, per esempio il Vangelo di Giuda e il Vangelo di Tommaso, non venne mai inclusa nel canone del Nuovo Testamento. D'altra parte, non tutti gli scritti del Nuovo Testamento che usiamo oggi furono accettati dalle prime generazioni della Chiesa. Alcuni libri, come la Seconda Lettera di Pietro o il Libro dell'Apocalisse, generalmente furono riconosciuti dalla Chiesa solo 300 anni dopo Gesù. Solo alla fine del IV secolo alcuni concili delle chiese cominciarono ad elencare tutti i 27 libri come canone per la fede cristiana. Alcuni manoscritti del Nuovo Testamento meritano una menzione speciale. Il Codice Sinaitico risale al IV secolo. Nella sua forma originale conteneva tutto il Nuovo Testamento in greco, due libri apocrifi del Nuovo Testamento e tutto l'Antico Testamento in greco. La produzione di un codice di questo calibro presupponeva un grande progetto. Furono necessarie le pelli di 365 animali di grossa taglia per preparare 730 fogli di pergamena. I testi vennero copiati da varie fonti da quattro scribi professionisti che confrontarono gli originali dai quali copiavano e poi corressero il lavoro l'uno dell'altro. Ad Alessandria, Cesarea, vi erano centri cristiani per la copiatura dei manoscritti. Ma non sappiamo dove fu prodotto il Sinaitico. Il codice fu scoperto dallo studioso tedesco von Tischendorf nella biblioteca del monastero di Santa Caterina, ai piedi del Monte Sinai. Così il canone del Nuovo Testamento non fu definito prima del IV secolo. Giusto. Molte fonti antiche ce lo testimoniano e il codice Sinaitico lo conferma. Ma possiamo imparare un'altra lezione importante da questo codice. Quale? È chiaro che gli scribi si sentivano ancora liberi di modificare il testo. Modificarlo come? Per esempio, sappiamo che alcuni versi vennero aggiunti quando il codice fu copiato. Puoi fare un esempio? Certo. L'ultimo verso del Vangelo di Giovanni appare per la prima volta in questo manoscritto. Quelli precedenti di Giovanni terminano prima. Anche il Codice Vaticano, che è in greco, risale al IV secolo. In origine conteneva l'intera Bibbia, ma qualche pagina di ciascun testamento è andata perduta. Il codice alessandrino, in greco, risale al V secolo. Include la Bibbia intera, manca solo qualche pagina. L'alessandrino riporta un testo largamente utilizzato nell'impero bizantino ed è anche chiamato testo bizantino o ecclesiastico. È stato il testo base del primo Nuovo Testamento greco a stampa. Di conseguenza, assunse grande considerazione come testo standard o textus receptus. Il Nuovo Testamento greco fu stampato per la prima volta a Basilea nel 1516. Il testo fu preparato dallo studioso olandese Erasmo da Rotterdam per accompagnare la sua nuova traduzione latina. Erasmo aveva fretta, doveva rispettare la data di consegna e il suo testo greco non voleva essere un'edizione scientifica. Non riuscì a trovare neanche un manoscritto greco che contenesse gli ultimi sei versetti dell'Apocalisse, quindi li tradusse lui stesso, dal latino in greco. Commise un errore in Apocalisse 22:19, dove il testo dovrebbe dire: «Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio toglierà la parte di quella persona dall'albero della vita». Erasmo scrisse: «Dio toglierà la parte di quella persona dal libro della vita». E questo errore, in alcune traduzioni, è rimasto fino ad oggi.